Le porte della fortezza si riaprono all'arte. Dopo le opere di Ivan Temer, infatti, gli ambienti recuperati ospitano gli angeli di Ugo Riva. Lui è uno scultore, un artista molto profondo e ha visto questa come localizzazione ideale della sua opera, delle sue mani che plasmano la materia, perché anche questa è materia. Devo dire che Riva, quando è venuto ad Arezzo per pensare di esporre, non credeva di esporre qui, non aveva tanta voglia. Man mano che si è avvicinato attraverso il viale qui alla fortezza, qualche cosa in lui è cambiato. È entrato qui dentro e ha detto: va bene, faremo la mostra. La mostra è composta da 22 sculture e 7 disegni. Nasce da tecniche raffinate di abbinamento e contrasto tra diversi materiali come terracotta e bronzo, in una simbiosi fra religioso e laico che colpisce per significati e bellezza. Per me è già stato un grande successo. Io ho visto una persona che lavora qui dentro, finito il montaggio, aveva le lacrime agli occhi in questa sala. Ho capito che la mostra per me era già fatta bene. Conoscendo l'opera di Riva, avendolo scritto fin da 30 anni fa, l'allestimento, quando lui ha deciso che lo spazio che lo insospettiva era perfetto, e l'impegno di Francesca, hanno realizzato la mostra, il che per la seconda volta determina un effetto abbastanza impressionante tra queste sculture e questo spazio, e lo candida ad essere per i prossimi anni, per il futuro, uno spazio naturale, come fu il Forte del Belvedere nel 73, per cui continuare con un altro artista del prossimo anno e poi ogni anno un artista spettacolare in questo spazio spettacolare, mi sembra quello su cui ci siamo incamminati. La mostra dell'artista bresciano sarà visitabile sino al 1 ottobre 2017. Abbiamo deciso di sostenere questa manifestazione, questo progetto dell'amministrazione, questa grande mostra, perché valorizza, esaltando anche questo grande contenitore che abbiamo riscoperto già dal restauro, ma che lo riviviamo con occhi diversi, con quello dell'artista, in una maniera incredibile quest'oggi.